Allora, intanto grazie a Transform per l'invito. Oltretutto Transform fa parte della rete dei numeri pari, quindi è un'iniziativa che condividiamo. Io, cercando di rimanere nei tempi, proverò innanzitutto anche a spiegarvi all'inizio cos'è la rete, perché penso possa essere soprattutto per voi europei interessante il punto di vista di 700 realtà sociali del paese. La rete dei numeri pari è nata 6 anni fa, non c'è sul sito, sarebbe stato interessante vedere anche sul sito la mappa della composizione delle realtà sociali che si iscrivono alla rete, mette insieme cooperative sociali, comitati di quartiere, presidi antimafia, associazioni delle donne, la Casa Internazionale delle Donne dove siamo è tra le fondatrici della rete dei numeri pari, centri di ricerca, Transform, scuole pubbliche, parrocchie, quindi è uno spazio politico molto ampio, accomunato da obiettivi condivisi, che adesso vi dico, ma da una priorità, la priorità di sconfiggere le diseguaglianze nel nostro paese che consideriamo la principale causa dei mali della nostra democrazia. La crescita della rete costante è un'anomalia per certi versi che spiega a voi anche il declino della rappresentanza politica del Paese. È un po' la cartina tornasole, la rete che cresce, le attività di mutualismo, di mutuo aiuto che si moltiplicano, sono un po' la risposta che le vecchie soggettività e le nuove soggettività nate nella crisi politica del nostro Paese hanno provato a costruire. Penso che questo sia interessante. Così come è interessante la genesi della rete per spiegare un po' la crisi della sinistra nel nostro paese. La rete prende il testimone di una campagna lanciata 11 anni fa che si chiamava Miseria Ladra, una campagna che abbiamo lanciato con Libera, che è l'associazione più importante del paese contro le mafie, il cui presidente è Don Luigi Ciotti, questo prete molto importante nel nostro paese che da 50 anni prima ha fondato il gruppo Abele, quindi si occupa di giustizia sociale e poi ha messo la sua esperienza al servizio della lotta alle mafie. Ecco, noi abbiamo lanciato questa campagna Miseria Ladra 11 anni fa perché intuivamo come Libera e gruppo Abele che il principale problema nel nostro paese sarebbero state le diseguaglianze. Purtroppo, dopo 5 anni di quella campagna che fu considerata una campagna di successo da tutte le forze politiche, abbiamo ricevuto tante pacche sulle spalle, come si dice in Italia, soprattutto dalle forze politiche di sinistra, ma se andiamo a vedere nelle leggi dello Stato, nei bilanci dello Stato, quello che è stato fatto sulle nostre proposte, non è stato fatto nulla, assolutamente nulla. Una per tutte fu la campagna sul reddito di dignità, che abbiamo lanciato io e Don Ciotti 11 anni fa e che non ha trovato la sinistra ad accogliere, ma ha trovato Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle, che ci chiamò e ci chiese di sostenere questa battaglia. La sinistra era ancora ferma sulle posizioni giuslavoriste, poi ci devono spiegare se il capitalismo non prevede la piena occupazione o sconfiggiamo il capitalismo o ci date il reddito di base, quindi dovremmo metterci d'accordo su che cosa puntiamo. Vi dicevo questo perché questo esprime un po' la crisi del nostro paese. Vi invito a leggervi un documento che faremo avere a Transform, che è il primo studio fatto da un'università pubblica, il Gran Sasso Science Institute, proprio sulle attività che la rete dei numeri pari ha portato avanti sul territorio italiano in termini di forme di mutuo aiuto, mutualismo solidale ed ecologico. Lo dico perché è interessante, perché il movimento operaio e il cattolicesimo sociale hanno attinto a piene mani nell'Ottocento e nel Novecento sulle questioni del mutualismo e noi crediamo, vista la forza che non avevamo potuto mappare né strutturare e che ci è stata data non dalle forze politiche ma da un'accademia pubblica, questo è il paradosso, che ha studiato e sistematizzato 3 anni di lavoro di centinaia di migliaia di italiani e italiane che hanno garantito casa, pane, accoglienza, fabbriche recuperate, insomma se andate a vedere c'è una geografia della speranza nel paese e una grande innovazione anche nelle pratiche di mutuo aiuto. Penso che questo sia importante perché non è solo un cupio di soldi,
Ecco, noi siamo la geografia della speranza, ci teniamo a dirlo, c'è un progetto di paese che è quello rappresentato perfettamente da questo governo, abolizione dello Stato sociale, criminalizzazione della solidarietà, istituzionalizzazione della povertà, autonomia differenziata e presidenzialismo per rispondere alla crisi di rappresentanza e quindi anzi spingere sulla necessità che non vada più nessuno a votare e quindi la necessità dell'uomo forte, ma c'è anche un pezzo di paese come il nostro che invece punta a una piattaforma intersezionale, perché questo siamo noi, a mettere insieme obiettivi condivisi. E qui vi porto, se ho un minuto e mezzo di tempo ancora, penso che forse sia interessante proprio per voi, che proprio in questa stanza il 22 aprile la rete dei numeri pari ha fatto sottoscrivere a 5 forze politiche del Paese, il Movimento 5 Stelle, il PD, Sinistra Italiana, i Verdi e Unione Popolare, la nostra agenda sociale. Quindi nel Paese esiste un'agenda sociale con 6 proposte molto concrete che non è firmata e proposta da 700 realtà soltanto. Oggi vede 5 forze politiche, lasciamo stare il passato, ci concentriamo su questo. Perché? E ne discutevamo prima con Roberto Musacchio, Patrizia Santinelli e con Elena Mazzoni, perché crediamo, e ve lo socializziamo, quindi non è il mio punto di vista ma è il nostro punto di vista, quello di 700 realtà sociali giornalmente impegnate contro diseguaglianze e mafie. Crediamo che nessuno ce la fa da solo in questo paese, che siamo in una fase emergenziale, in una fase straordinaria caratterizzata da diseguaglianze, dal collasso climatico e dalle guerre, e che quindi è necessario immaginarci alleanze e forme nuove ibride con la politica, per cui noi abbiamo questo tavolo permanente di confronto diviso in 6 sottogruppi in Parlamento su 6 proposte concrete, dove per la prima volta dopo il 2003 nel nostro paese i partiti o quello che ne rimane non solo ascoltano quello che diciamo, ma proviamo insieme in questa fase emergenziale dove è inutile stare a dire quello che hai fatto tu prima, siamo in una fase drammatica della democrazia, di essere insieme, perché nessuno ce la fa da solo. Quindi queste sono le nostre proposte molto chiare che ci fa piacere condividere con voi, questa è la nostra prospettiva all'interno del paese, ma tutto siamo tranne che arresi e tutto possiamo aspettarci, ma non possiamo aspettare le rivolte che non arrivano nel paese ma possono arrivare solo da destra se noi non ci muoviamo, quindi o noi diamo risposte o le rivolte saranno sempre più a destra, perché il paese, chiudo su questo, ha un piccolo dato che io non vi posso leggere, però vi inviterei a leggere il rapporto Eurispes sul nostro paese in cui si parla del coraggio di avere più coraggio. La politica non sta dando risposte. Il 35% del nostro paese soffre di analfabetismo di ritorno. Quindi non solo abbiamo 5 milioni di persone in povertà assoluta e 11 milioni che non si curano più, ma soffrono di analfabetismo di ritorno. Vuol dire che io leggo un articolo e anche se l'ho letto non ho capito di cosa si tratta. Quindi capite che se noi non stiamo nella società, non facciamo mutualismo, quindi non dobbiamo aspettare niente, dobbiamo stare in prima fila, fare mutualismo, mutuo aiuto, costruire alleanze, obiettivi, non arriverà quella rivolta da sinistra che ci auguriamo, tutt'altro. Questo abbiamo visto nel nostro paese e questo volevamo condividere con voi. Grazie. Grazie a te.